a tutti cari amici di The Abusi Game e di worldofwrestling.it. Amici, ma soprattutto amiche di The Abusi Game e di worldofwrestling.it. E le mamme degli amici e delle amiche di The Abusi Game e di worldofwrestling.it. Qui è l'artefice Jack in compagnia dello specialista Michel e dell'eremita Peppino. E vi diamo il benvenuto in questo quinto JMP Sbustolaming Cards WWE, il quinto di 8 ragazzi. E vi ricordo anche che l'ottavo sarà un triple threat. Oggi ci vedete al contrario del solito, che a dir la verità è dritto. Esatto, perché adesso, come potete vedere, le scritte le leggete dritte. Di solito siamo in speculari, esatto. Quindi, quando vi mostreremo le carte, potete leggerlo tranquillamente senza girarci. Vabbè, che tanto uno guardava oggi il personaggio, capiva chi è senza leggere. Oggi lo stronzo è Michel, perché ha vinto lui con Tyson Kidd, mentre io ero Bray Wyatt, ragazzi. Mike Tyson Kidd. Ecco, un Tyson Kidd che dovrebbe tornare, eh. Ho letto... Con calma. Ho letto notizie che comunque è andato tutto bene, si sta riprendendo. Speriamo bene, perché l'infortunio non era qualcosina, era grave. Era non grave era il collo. No, non era leggero, Il collo è sempre una parte del corpo delicata. Posso prendere? Esatto. Le bustine del tè. Le bustine del tè le mettiamo dentro. Allora, del tè, così. Dalle a me. Mischio una. Fai vedere che mischi, però non si vede la. Ma io ho mischiato, vi fidate, ragazzi. Sarà quella fortunata. Ma li vedo già. Visto già la sua prima. Brutta cosa, ragazzi. Brutta cosa. Allora, come sempre, l'olografica la teniamo alla fine. Io mi preparo già, Modalità stronzo on. Mamma mia, ragazzi, cosa mi è capitato. Fra il primo che ho visto mi sa che non c'è lì, purtroppo. Vado con un versus. Reattivo. Più reattivo. Stavo guardando la carta. E abbiamo El Torito contro un grande. Fandango. Grande per noi, perché grande per lui, qua? Perché lui è piccolo. Grande per noi, perché qua ha fatto... È un attacco 20. Hashtag Fandango Mania, mi raccomando, sempre nel top trend di Twitter. Esatto. Ok, e allora vado anch'io con un... Versus, sempre attacco 20, e abbiamo un... Christian versus The Miz. Faccio io. Come al solito si vede sempre una cippa, e lui ha voluto mettere la telecamera nuova per far vedere bene, ma... Si vede sempre. Christian che è ancora nel roster, ma Dio solo sa dov'è. Speriamo almeno. È nascosto nel roster. Speriamo almeno di averlo nel nuovo gioco. Sicuramente. Anche, no, forse c'è anche qua, però è nel DLC. No, nel 2016 forse ho letto già in quelli che hanno annunciato. Bene. Io vado adesso con una mossa, che è la spear di Roman Reigns su Kane. Caspita. Ancora con la maschera. Mossa vincente. Valore dell'attacco? 30. Ah. No, perché io faccio così, ci metto sopra il dito, non si vede. Tocca a lei, signor Peppino. Vado anch'io con una mossa. Ma tu hai detto da chi è stata fatta quella mossa? Eh certo. Roman Reigns su Kane con la maschera. Ok, non avevo... Era fuori. L'attenzione di Peppino è sempre... Perché stavo guardando la mia. Allora, una mossa eseguita da Wade Barrett su... poi mi direte chi è, che io non riesco a riconoscerlo. La mossa è un Elbow drop. Ma non è una B questa qua, come l'hanno scritta? È una A. Elbow. È l'AO. È l'AO. Elbow. Io dicevo elbow, però qua è una A. L'ha scritto male. Assolutamente vero. Allora, è un elbow drop, ok, però è una A quella lì. Una è una B. Ah, la B è girata. Mi dice è una A minuscola, è una B maiuscola. No, la B maiuscola. Ragazzi, guardate voi. Elbow drop. Non ha niente drop della piccola lì. Di Wade Barrett su... Chi è costui? Infatti, chi è? Vabbè, non c'è po' fregare di me. Esatto. No, però... sì, è Bad News Barrett. Diteci voi magari chi è l'uomo lì a terra.
che subisce. Ma non si capisce, dai. Non lo capiamo noi, lo capiscono loro. Vero, scusa. Dalla Tyre si può capire. Sai che è Alberto Del Rio? È Alberto Del Rio? Sai che forse hai ragione. Vedere? Forse sì. Io vado con un'altra mossa di Roman Reigns. Che è il Superman Punch. Dalla spear al Superman Punch. Sempre una mossa vincente. E sempre a Kane, eh. È lo stesso match, ragazzi. Lo stesso match. Un match ha fatto decente, allora hanno preso le mosse. Scusate, ma come avete messo la È sempre mia... quello. Christian, sì. Eccola qua, ve la mostriamo. È sempre lo stesso match. Capito cos'era? Superman Punch, sempre Roman Reigns contro Kane. Con la maschera. Ah, tu hai un'altra mossa, io no invece. Io ho invece un versus che è il buon Dean Ambrose versus Pecora Bianca, specifichiamo, Eric Rowan. Lo fa vedere perché... Pecora Bianca che probabilmente ritornerà dall'infortunio in tempo per le Survivor ritornerà Series. Ritornerà all'ovile. Quindi si preannuncia già un match almeno con 4 partecipanti della Wyatt Family, se non 5 se arriverà Sister Abigail. Andiamo con i due wrestler. Io qua devo... io non li ho ancora guardati. Io qua devo ragazzi, dire che non li preferisco quella non olografica nel mio. Sì, anch'io, guarda. Io, vabbè, quella olografica è bella, né? Però come atleta io preferisco quello non olografico. Che voi sappiate sono tutti e 4 nel roster. I miei due sì. Perfetto, anche perfetto. Se non mi sbaglio. Allora, io ho un wrestler. Io ho un wrestler, se si può chiamare così, che è, non è più in WWE, se n'è andato da qualche mese. Ah, qualche mese. È un big man. E volete dirne uno? Kane? Non è più in WWE e lui arriva con Kane. Ho capito che è infortunato. Vabbè, fuori. Ah, non è proprio più, è andato proprio via. Chi è che è andato via di big mese? Man? No, non un mese, da qualche mese. Se ne dico un mese. Un big man. Perché mi verrebbe Bobby Lashley, ma sono passati anni a questo punto. No, non c'è neanche nelle... Vabbè, non avete quindi nessun wrestler da dire? Kali? Michel? Non mi viene nessuno. E è quest'uomo qua. Si vede una cippa? The Great Kali! Ah, vedi allora che l'ho beccato? Ed è il non olografico, pensate un po'. Con una forza di 70. Io invece il mio non olografico ha una forza di 90. Ed è quello che preferisco tra i due. Quindi, perché mi piace molto la sua Team Song. No, fa vedere. Randy Orton. Come diceva Iva Zanicchi, Randy questa mano. Cavolo, Orton. Randy Orton, dammelo qua Orton. Arriviamo alla Vincerai. Carta wrestler di terza generazione. Alla carta olografica, ragazzi. Io ho un personaggio molto simpatico che attualmente simpatico, ma da come l'hai detto? È simpatico, però è solo simpatico. Però lui come è simpatico, no, per dire che sono cesse. No, è simpatico, però lui è il. Avete Biggie? Michel? Simpatico ma il avrei detto anch'io New Day, però vado con Xavier. E abbiamo Tutte Pepino le azzecca tutte, l'hashtag di questo sbusto time. Io il mio olografico, però non è ancora in versione New Day, ha una forza di 90. È da un bel po' che non si vede, quasi un annetto, che non si vede sui ring. Non ha lasciato la federazione, però non si vede. Perché sta facendo altro. È un big man? Sì. Ora sarà proprio Kane. È abbastanza... No, big man, proprio big no, però... Comunque, è un po' che non lo si vede. Aspetta, perché... fammici pensare. È un po' che non lo si vede perché... Come lottatore lascia un po' desiderare, quindi lui si sta dedicando a un'attività in cui lui crede di riuscire meglio, che è fare film, ma anche lì... Ah, allora sarà The Rock. No.
Sarà... Vuoi dire un nome tuo? Non dice uno, Michele. Perché non riesco a concentrarmi, perché ho già in mente il Matt. Film. Adesso è un po' che non c'è, perché sì. Sta facendo film. Penso io che stia facendo film, da come lo dicono loro. Però ecco, è scarso anche come attore. Non ha fatto sti grandi film. Ah, è Battista allora, ecco chi è. Non ci sarei mai arrivato. L'abbiamo azzeccato. E lui è Battista, okay. The Animal. Perché stavo pensando ai film della WWE Studio. Mi venivano Dolph Ziggler, Dean Ambrose. Totale, no. Battista non ha fatto film della... Non c'entra quello da WWE. Non so. Quindi io vado a assicurarmi che tutti i wrestler ci... Per esserci ci sono. Battista sì. Battista si rende Orton anche. Kalì. L'unico è Kalì che non so se... Kalì, perché lo usiamo talmente tanto, ragazzi. Che no, ma dovrebbe esserci. Ragazzi, proviamo a scaricare The Great Kalì, perché nel roster base non c'è. Andiamo a vedere se troviamo un Kalì decente nella community. E quindi, ragazzi, per la prima volta nel match dello sbusto avremo... Big E Langston, o meglio, ormai solo Big E e The Great Kalì, perché lo abbiamo appena scaricato dalla community. Esattamente, contro Batista, però è possibile avere... Ah no, a parte che è tuo, te lo scegli te, Brutista, Batista. No, versione normale, lascia perdere Brutista e Randy Orton. E Randy Orton. Che coppia che abbiamo. Ricordatevi, ragazzi, che la stipulazione del match, possono farla. Allora, la stipulazione adesso, e io volevo far vedere, vabbè. La stipulazione adesso, vado a vedere, tienimi le carte. Andiamo a vedere le stipulazioni. Nelle vostre mani non avrete molteplici stipulazioni, però dovrebbe esserci le stream rules. Tag team, ovvero Might Gat. Esatto, il famosissimo Might Gat. Che è, allora, mangi i gatti. No, tag team è solo tag team. Ah no, però... Potrebbe essere un Fatal 4-Way. Ah, è vero, Possiamo mettere un Fatal 4-Way e chi vince? Fatal 4-Way, un Fatal 4-Way Extreme Rules, un Elimination Tag o un Tag Team normale. Allora ragazzi, potremmo fare così. Io li scelgo tutti e quattro. E voi scegliete la stipulazione tra Tag Team, e nel caso scegliate Tag Team Randy Orton e Batista contro Big E e The Great Kalì. Esatto. Oppure Fatal 4-Way, oppure Elimination Tag con le stesse coppie, oppure Fatal 4-Way Extreme Rules. A voi la scelta. Ecco, quindi sono queste quattro. Avete tempo una settimana come sempre. E che altro ricordare? Basta. Lui è a 2, io sono a 1. Sono a 2, lui è a 3, lui è a 4 come fogli. No, non ho più nient'altro da dire. Perché dire di più quando ci possiamo fermare vi qui? Vi ricordo, magari, se non l'avete visto... Ho capito adesso quella del foglio. Mamma mia. Aiutarvi che mai! Esatto. No, vabbè, parte gli scherzi. Come vittorie, Michele è a 2, io sono a 1 e Peppino è a 1. Ci sono altri 5 match, compreso 4. Questo. Ah, è vero, 4, perché questo qui è il quinto. Sì. Ok. Beh, 5. 5, 6, 7, 8. C'è il quinto di 8. Ok, bene. Ecco, vi ricordo anche, magari, ragazzi, se non l'avete visto, il fantastico match che abbiamo fatto per lo speciale dei 7000 iscritti. So che dura 50 minuti, però, ragazzi, dovete guardarvelo, perché ne vale assolutamente la pena. 50 minuti, ma che vanno via subito, perché è talmente appassionante che, esatto, ne vorresti sempre di più. E riguardatevi anche quello di ieri, il JMP, che vale la pena, se non altro per vederci l'entrata un po' divertente. E un'altra notizia che non abbiamo dato, ragazzi, domenica ci sarà un gameplay su un videogioco, nell'apposita rubrica JMP, i videogiocatori della domenica. Quindi non perdetevelo. Ci vediamo domenica. Per oggi è tutto. Dall'artefice Jack, lo specialista nonché stronzo della settimana, Michel, e dall'eremita Pepigno. Alla prossima. Ciao belli. Ciao.